Grazie Presidente. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è l'agenzia unica che ha accorpato sotto un'unica entità gli ispettori ministeriali, quelli di IMSS e quelli di INAIL, nel tentativo di ottimizzare il settore dei controlli sul lavoro. E l'Ispettorato ha una personalità giuridica e quindi è un'agenzia ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro. Questo intervento è, fra virgolette, uno dei frutti del Job Act e aveva un intento di ottimizzare le risorse e quindi di ottimizzare anche il lavoro di quello che è l'Ispettorato, e in qualche modo invece risulta essere forse uno anche questo dei frutti avvelenati del Job Act, perché purtroppo invece questo lavoro di ottimizzazione sembra che non abbia funzionato, e la denuncia degli stessi lavoratori, ma anche gli stessi dati che sono usciti sul lavoro del 2017, ci indicano che il rischio è quello di una scatola vuota. Perché? Perché in questo momento è essenzialmente senza risorse nuove assegnate e senza un'organizzazione che ancora riesca a fare funzionare. Tanto che, se pensiamo che nel 2012 i controlli complessivi erano stati circa 244.000, con sanzioni per circa 1,6 miliardi, nel 2017 i controlli sono scesi a 160.000, con sanzioni a 1,1 miliardi. Il problema è che per noi, anche in Regione, questa attività è molto importante, proprio perché questi ispettori intervengono anche nel contrasto del caporalato in agricoltura, contro le esternalizzazioni fattizie, anche sulle cooperative fittizie, sulle cooperative del lavoro. Quindi questi controlli intervengono in un campo che per altri aspetti anche noi come Regione stiamo cercando di tenere monitorato, perché è un campo critico. Ecco, i lavoratori segnalano, le organizzazioni sindacali hanno segnalato che all'interno di questa nuova organizzazione sussistono tanti problemi, partendo dal tipo di contratto di lavoro, visto che provengono da tre situazioni diverse e per il quale ancora non è stato fatto nulla, il fatto che provenendo da settori diversi la contrattualistica e anche la parità di funzioni è differente. E mancano le dotazioni strumentali, ad esempio le banche dati, soprattutto quelle più importanti, erano a carico di IMSS, quindi non tutti gli ispettori dell'agenzia hanno accesso a queste banche dati, mentre invece la gran parte del lavoro e l'ottimizzazione del lavoro deriverebbe proprio dal fatto di accedere e di ottimizzare il lavoro tramite le banche dati. Questo snellirebbe anche molto la burocrazia interna. L'altro aspetto è che il personale ispettivo è spesso obbligato a girare coi propri mezzi senza avere poi un riscontro su questo, tanto che una parte, diciamo, della protesta che in questi mesi si sta sviluppando è quella che gli ispettori del lavoro non danno la disponibilità di utilizzo del proprio mezzo, quindi devono utilizzare i mezzi pubblici, quindi i tempi e i controlli si allungano e rimangono e diventano più inefficaci. Quindi quello che noi chiediamo è che anche la Regione su questo tema si faccia voce nei confronti del Governo nazionale, ma anche soprattutto nella conferenza Stato-Regioni, perché questa situazione venga risolta e venga risolta il più velocemente possibile, anche perché questo tipo di ispezione e di vigilanza appunto ha ricadute importanti su un mondo che in Regione è importante, per non parlare poi anche del bisogno che abbiamo riguardo ai tirocini, e per non parlare del fatto che con la richiesta di autonomia del 116 anche qui la Regione ha chiesto di confrontarsi, di poter fare una parte anche lei, che in questo modo risulta, quando poi e se poi questa parte di autonomia verrà attuata, risulta essere indebolita. Grazie.